Un cordiale saluto a tutti gli amici di Puglia Verde da Sergio Rizzo. Nella puntata di oggi ci occuperemo delle tante problematiche che interessano le filiere olivicolo-olearia e dell'uva da tavola. Parleremo anche della crisi che stanno vivendo le stalle pugliesi, del piano strategico regionale della PAC 2023-2027 e di Xylella fastidiosa. Vedremo infine chi si è aggiudicato il titolo di miglior sommelier di Puglia e andremo in campo con un prodotto prelibato, i funghi. A tra poco. Ne avevamo parlato quasi due mesi fa qui a Puglia Verde quando avevamo lanciato un allarme non ingiustificato alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni sulle difficoltà che avrebbe incontrato il comparto dell'uva da tavola, un settore nel quale le cose non vanno molto bene. Oggi la situazione in campo a livello qualitativo è, diciamo, ottima. Insomma, si può visionare il prodotto anche qui in campo. A livello invece commerciale stiamo avendo dei seri problemi, perché oltre al fatto che l'uva sì viene venduta, viene commercializzata, il problema principale è che i costi di produzione, quindi di noi produttori, sono rispetto all'anno scorso sono quadruplicati, e in più la grande distribuzione organizzata vende la nostra uva a 6, 7, 8, forse anche 10 volte. Quindi i due anelli della filiera, consumatore e produttore, sono quelli che diciamo soffrono di più. Alle difficoltà ormai rinomate legate alla crisi energetica, all'aumento dei costi delle materie prime, agli eventi climatici che hanno danneggiato a macchia di leopardo alcune produzioni pugliesi, si sono aggiunte quelle di un mercato che ha danneggiato soprattutto il primo anello della filiera, i produttori. Abbiamo all'incirca un 200 giornate a ettaro, consideriamo 15.000 euro. In più dobbiamo aggiungere i costi dell'acqua, quindi noi per irrigare le nostre aziende abbiamo bisogno di un pozzo artesiano, e di corrente, che oggi la corrente è arrivata all'incirca un 68 centesimi kilowattora. Quindi all'incirca un 3.500 euro solo di irrigazione. In più bisogna aggiungere il costo dei fitofarmaci, all'incirca dai 3 ai 4.000 euro per ettaro, premettendo sempre che la stagione sia positiva. Se poi come quest'anno abbiamo avuto grandinata, i teli si sono rotti, abbiamo avuto bisogno di personale per pulire l'uva perché l'uva era grandinata, eccetera eccetera, naturalmente i costi aumentano. Quindi facendo due conti, diciamo, elementari, abbiamo bisogno almeno di 60-70 centesimi per ogni chilo di uva, solo di spese vive. Se noi la vendiamo a 50 centesimi è impossibile produrre. Uno scenario nel quale occorre considerare anche la richiesta del mercato, sempre più orientato verso uve senza semi. Le nostre produzioni sono destinate al centro, al sud, al nord Italia, ma anche in Europa, e lì il consumo delle sidre si è sicuramente aumentato. Rimane forte il brand delle nostre varietà tradizionali, però è indispensabile incrociare i gusti del mercato. Ed è per questo quindi che noi abbiamo il dovere di riposizionarci innovando anche in produzione. Ecco, qui siamo in un'azienda per esempio di oltre 10 ettari tutta di uva sidres, il che non vuol dire trascurare
le nostre varietà tradizionali, vuol dire sapere che ogni mercato ha le sue esigenze. Rispetto a questo, oggi sicuramente siamo arrivati già a un livello di innovazione nei nostri appezzamenti, nelle nostre produzioni, tale per cui abbiamo circa un 60% ancora di uve tradizionali e un 40% di uve seedless. A mio modo di vedere, il percorso che abbiamo davanti è ancora più in quella direzione. Quindi sarebbe sciocco, sarebbe miope non comprendere bene quello che è l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Noi lo stiamo facendo, gli strumenti che abbiamo citato, il distretto dell'uva alla tavola e i contratti di filiera, uno è appena stato depositato, sono strumenti indispensabili per raggiungere questo risultato. Un comparto che necessita di aggregazione e di un dialogo tra tutti i componenti della filiera, grande distribuzione in primis, per scongiurare il peggio. Non sappiamo come affrontare la prossima campagna, perché dovremmo prima innanzitutto chiudere questa e poi fare un'analisi attenta per poter affrontare la prossima, ma cioè, se i costi di produzione sono questi e il mercato offre quello, cioè è chiaro che l'alternativa può essere anche chiudere le aziende, ma molte aziende hanno deciso già di chiudere perché non è sostenibile, cioè se hai un costo di produzione che equivale a 80 centesimi e poi vendi a 50 centesimi, cioè chiunque, qualunque imprenditore, cioè, prenderebbe una drastica decisione, cioè assolutamente è insostenibile produrre. Piove sul bagnato, verrebbe da dire, ma speriamo che la pioggia non si trasformi in grandine. Grande preoccupazione anche in un'altra delle filiere più rappresentative di Puglia, quella olivicolo-olearia. Roberta Campanella è andata per noi a Bitonto in un oleificio cooperativo. Poco iniziata la campagna olivicolo olearia 2022-2023, un'annata che si preannuncia difficile. Siccità e alte temperature hanno avuto importanti ripercussioni sul ciclo vitale delle piante, a completare un quadro complesso il generale aumento dei costi di produzione. Qual è la situazione in campo? Allora, la situazione in campo, le olive sono poche, sono scarse, quindi abbiamo una riduzione del 50% nel confronto dell'annata scorsa, 2020-2021, cioè quindi, anzi 2021-2022, quindi diciamo che nonostante, vabbè, l'anno scorso era un'annata di piena, quest'anno è un'annata di scarica. Per quello che invece concerne la mosca olearia, che cosa sta accadendo? La mosca olearia, sinceramente, noi abbiamo nella zona mare, è stata colpita abbastanza forte, però diciamo tutto sommato abbiamo cercato di tamponare, però nelle altre zone interne sinceramente non abbiamo problemi di mosca, quindi la qualità è ottima. E solo, come ho detto prima, la produzione non è tanta. In Puglia, regina a livello nazionale per la produzione di olio, si è registrato un calo pari al 43% nel periodo che va dal biennio 2006-2007 al 2020-2021, così come nel resto d'Italia, come emerso dal rapporto sull'economia della Puglia della Banca d'Italia. Xylella, ma non solo. A pesare sul settore fattori di natura strutturale. Quali sono i principali aumenti dei costi che ha potuto verificare su tutta la filiera? Dall'inizio anno 2022, cioè che ci sono stati degli rincari non spiegati, cioè non spiegabili, cioè perché i concimi sono triplicati. Poi il fattore gasolio, che noi pagavamo il gasolio 70 centesimi e l'abbiamo pagato 1,40, 1,50, quindi ci sono stati dei rincari molto alti. Quindi anche se la guerra, può darsi, quando c'è stato il momento dei concimi non era ancora iniziata, quindi non mi spiego questi aumenti che ci sono stati. Poi ci sono nella trasformazione, ci sono rincari sull'energia, cioè quindi tutto il problema d'energia e quindi i frantoi che consumano tanta energia, quindi le bollette che sono schizzate anche
il doppio sono schizzate. Lei parla di bollette energetiche che hanno subito degli incrementi notevoli, ma di fatto le macchine del frantoio sono state accese in questi ultimi giorni. A che cosa si riferisce? Io mi riferisco alla bolletta che è arrivata nel mese di luglio-agosto, dove noi abbiamo un porto artesiano e assorbe anche corrente. Dall'anno scorso, 2021, avevamo la bolletta di 4.500 euro, invece quest'anno abbiamo avuto 11.000 euro, quindi c'è più del doppio delle spese di energia. Quindi immagino, mo che iniziamo a molire le olive, che i frantoi assorbono tanta energia, quindi non so come andremo a definire le cose. Qual è il sentimento che lei raccoglie tra i soci di questa cooperativa? C'è preoccupazione per il futuro? Ma certo, io penso che ci abbiamo tutti una preoccupazione, perché alla fine per come sta andando l'andamento tutti i produttori sono preoccupati, perché devono investire per il prossimo anno, cioè fare lavori per il prossimo anno, e quest'anno hanno una campagna di scarica. Certamente i produttori sono tutti preoccupati, anche perché io dico sempre una cosa, questa è una cosa personale, cioè prima si andava con entusiasmo in campagna, ma mo andiamo proprio con a malincuore, cioè non c'è quella cosa, proprio una soddisfazione di andarci, cioè andiamo perché è il nostro lavoro e ci teniamo alla nostra natura e ai nostri alberi. Una filiera, quella olivicolo-olearia, da difendere e tutelare. E proprio contro l'abbandono degli uliveti torna anche in Puglia domenica 30 ottobre la giornata nazionale della camminata tra gli ulivi, promossa dall'associazione Città dell'Olio. Un abbraccio collettivo per manifestare con un atto dall'alto valore simbolico l'amore verso una pianta, l'olivo, cara ai popoli del Mediterraneo. Prosegue il percorso di rigenerazione olivicola che prevede, tra le altre cose, la concessione di contributi compensativi attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale alle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa. Ascoltiamo i dettagli. Buone notizie per gli olivicoltori colpiti dalla calamità della xylella fastidiosa nelle annualità 2018-2019. E infatti, in fase di completamento, a pochi mesi dalla pubblicazione dei bandi, il trasferimento degli indennizi. Un danno accertato superiore al 30% della produzione lorda vendibile, che ha colpito gli olivicoltori ricadenti nei comuni delle province di Lecce e Brindisi, nonché di Manduria, Sava, Vetrana e Maruggio, in provincia di Taranto. Le aziende che hanno fatto domanda sono 4.000 per l'anno 2018 e 3.008 per l'anno 2019. Evidentemente possono essere anche la stessa azienda che ha fatto domanda per 2 anni, perché gli aiuti possono essere concessi per un massimo di 3 anni. Questa è la terza annualità, la quarta annualità che viene pagata, 2018, e il 2019 sarà la quinta annualità. È uno dei modi per sostenere le aziende agricole danneggiate dalla batteriosi. Finora abbiamo distribuito per compensare le perdite, lo Stato, la Regione Puglia ha distribuito oltre 70 milioni, altri 70 milioni verranno distribuiti con queste 2 annualità. Quindi le aziende del 2018 verranno finanziate e sostenute entro la fine di quest'anno, e a seguire si procederà con le aziende del 2019. Un'azione che è parte integrante del piano di rigenerazione olivicola in favore delle imprese agricole colpite dalla xylella fastidiosa in Puglia. La provenienza è ministeriale, fanno parte del decreto interministeriale che ha previsto il piano di rigenerazione olivicola del Salento, e
Sono diverse azioni, tra cui anche quelle che prevedono il reimpianto, la messa a dimora di colture diverse da quelle dell'olivo. Insomma, l'idea è quella di ripristinare le condizioni economiche, ambientali e paesaggistiche di un territorio devastato dalla batteriosi. In questo caso specifico queste risorse provengono dal Ministero e vengono utilizzate ai sensi della legge 102, ossia una legge della calamità. Laddove c'è una calamità improvvisa e imprevista, imprevedibile e straordinaria, si compensano gli agricoltori che hanno avuto dei danni restituendo loro quello che avrebbero ottenuto se avessero potuto fare la propria attività senza problemi. Un percorso in continua evoluzione, pubblicato infatti sul portale Arif Puglia l'ulteriore bando per l'acquisizione delle domande di indennizzo in favore degli olivicoltori colpiti dalla fitopatia per l'annualità 2021. Rispetto alle altre calamità è un particolarissimo tipo di calamità, nel senso che esiste e resiste purtroppo sul territorio anno dopo anno. Non è quindi come un'alluvione, una gelata, una frana, questa è una calamità particolare. Quindi, ripeto, si può chiedere il danno, l'idea è che puoi chiederlo per 3 anni, perché 3 anni? Perché è il tempo che ci vuole per togliere un olivo e piantarne uno nuovo e portarlo a produzione. Quindi 3 anni in cui sei senza produzione io ti compenso. Un grande contributo alla lotta incessante alla batteriosi che ha colpito gli ulivi pugliesi proviene anche dal lavoro dei ricercatori. Ci sono interessanti novità in arrivo. Passo in avanti della ricerca scientifica impegnata nell'individuazione di soluzioni per bloccare la piaga della xylella fastidiosa. Realizzato dai ricercatori dell'Università di Bari e del CNR, un biosensore elettronico per individuare le piante infette. Si tratta di un dispositivo che è in grado di rivelare la xylella fastidiosa a concentrazioni bassissime, quindi un batterio soltanto in una goccia di linfa della pianta infetta, ed è in grado di farlo però con un dispositivo usa e getta, un dispositivo facile da usare che può essere usato sul campo, economico. Volendo fare un parallelo con il Covid, quindi con una rivelazione fatta con lo stesso dispositivo ma di un virus, fondamentalmente si tratta di un dispositivo antigenico che ha però il livello di risposta, di performance di un molecolare. Un dispositivo che nasce grazie alla collaborazione di più enti. Sì, allora questa è un'attività che è un'attività dell'Università degli Studi di Bari e gli autori di riferimento sono la sottoscritta e la dottoressa Eleonora Macchia, c'è anche il professor Scamarcio del Dipartimento di Fisica e poi c'è il contributo fondamentale e importantissimo dei colleghi del CNR, del gruppo del dottor Donato Boscia, sono i fitopatologi e sono quindi coloro che si sono sempre occupati di cercare di diagnosticare le patologie nelle piante e si sono occupati da sempre di xylella. Un dispositivo che potrebbe dare un'importante svolta nel contenimento della fitopatia. Il nostro dispositivo è in grado di aiutare ad effettuare una diagnostica super precoce delle piante infette con un dispositivo che può essere usato sul campo, quindi estremamente comodo, utile, economico e in questo senso certamente potrà dare un grosso aiuto ai fitopatologi o comunque a coloro che vorranno fare la diagnostica precoce di questo flagello.
Sviluppo della tecnologia siamo a metà strada, quindi siamo al livello di maturità della tecnologia a livello 5 su 10 livelli. E adesso stiamo sottomettendo una serie di progetti perché vorremmo proprio finire lo sviluppo, portarlo allo sviluppo preindustriale e quindi poi eventualmente se diciamo tutto quello che fino adesso abbiamo visto viene confermato, cosa peraltro abbastanza ragionevole, fra qualche anno potrebbe diventare effettivamente un dispositivo commerciale. Le stalle pugliesi stanno vivendo una crisi senza precedenti che rischia di mettere al tappeto tutta la filiera del latte. Da più parti si chiedono misure strutturali urgenti per assicurare la sopravvivenza del settore. Il servizio. Energia elettrica, mangimi, carburanti. Quello zootecnico è tra i settori maggiormente colpiti dall'aumento dei costi di produzione, come emerso dal terzo report del CREA Politiche e Bioeconomia. Emerge che praticamente i costi in stalla sono aumentati del 110%, si sono verificati anche nelle stalle pugliesi. C'è un aggravante e che mi preoccupa molto e che preoccupa tutto il comparto nostro, e cioè la carenza anche di foraggio. Noi veniamo fuori anche da un'annata disastrosa dal punto di vista della siccità, quindi a breve termineranno anche le scorte di foraggio, quindi questo sarà un altro problema da affrontare, cioè cosa daremo da mangiare agli animali per poter continuare a produrre. Ma se da un lato aumentano i costi di produzione, dall'altro il prezzo del latte resta invariato. Non c'è stata la capacità di far crescere il prezzo del latte. Abbiamo fatto tutta una serie di battaglie, un tema che è ancora attuale e va assolutamente ripreso. L'abbiamo detto all'assessore Pentastuglia qualche giorno fa in una riunione che abbiamo tenuto proprio sulla zootecnia. È necessario fare in modo che questo tema torni a essere centrale. Abbiamo chiesto all'assessore di prevedere degli aiuti per quanto riguarda il latte bovino, ma anche per quanto riguarda gli altri settori della zootecnici, quindi l'ovicaprino e il bufalino. Una situazione che accomuna, seppur con alcune differenze, le stalle dal nord al sud della penisola. Una filiera, quella lattiero-casearia, che avrebbe bisogno di un radicale cambio di passo. Il settore che ha una grande fragilità insieme ad altri settori, questo è evidente, ma soprattutto il fatto di avere degli animali, degli esseri viventi che vanno accuditi ogni giorno e dai quali bisogna in qualche modo trarre poi il giusto reddito, questo sta mettendo in grave difficoltà le nostre stalle, sia essi gli ovini, sia essi in qualche modo le stalle da latte, come pure le stalle da carne, perché è evidente che il rincaro dei costi ormai a livelli sproporzionati e l'utilizzo di un'energia elettrica che ormai sta raggiungendo livelli improponibili sta mettendo a dura prova quelli che sono i nostri settori, quindi ci auguriamo veramente che ci sia un percorso nuovo, perché sennò parecchie stalle rischieranno di chiudere. A partire dal 2023 la politica agricola comune accompagnerà gli agricoltori pugliesi, introducendo importanti novità che avranno rilevanti ripercussioni sulle filiere agroalimentari, sull'ambiente e sul sistema economico agricolo regionale. Andiamo a conoscere le principali novità. Musica.
bassi. E questo è il claim con cui l'assessorato all'agricoltura della regione ha accolto migliaia di visitatori nel salone dedicato all'agroalimentare pugliese nella 85esima edizione della Fiera del Levante. Agricoltura e pesca, protagoniste dal 15 al 23 ottobre nei padiglioni 19 e 20 del quartiere fieristico di Bari. Quattro le aziende espositrici, 8 i gruppi di acquisto solidale, a curare le attività per le scolaresche 18 masserie didattiche, mentre all'Associazione Italiana Sommelier Puglia il compito di divulgare la conoscenza delle eccellenze vitivinicole regionali nelle degustazioni guidate. E ancora 20 show cooking nell'area dedicata alla filiera ittica pugliese, uno spazio che ha accolto 8 aziende e 5 tra incontri tecnici e meeting. Una piattaforma di confronto tra tutti gli attori delle diverse filiere, ma soprattutto l'occasione per guardare al futuro partendo dalle novità introdotte dalla Politica Agricola Comune 2023-2027. La PAC ci ha dato non pochi problemi nella sua applicazione, ma anche nella discussione generale. Però questo non ci ha fatto perdere tempo nel approfondire quelle che sono le criticità che il sistema ha comunque registrato nonostante la programmazione in uscita, e ci siamo proiettati al futuro, innovando e rinnovando il sistema d'impresa con finanziamenti importanti verso la diversificazione. Questo significa nuove cultivar, nuove qualità di prodotto, più primizie, più tardive, quindi un range più grande di operatività come utilizzazione dei prodotti, meno fitofarmaci, meno uso di acqua e quindi un'agricoltura di precisione riportata insieme al percorso culturale di aggregazione e percorso culturale che ci vede non solo aggregare ma sfidare in termini di filiera e di contratti una cooperazione e un approccio politicamente e culturalmente molto molto nuovo. Un momento di riflessione tra i rappresentanti istituzionali, le associazioni di settore, le organizzazioni professionali e sindacali e il mondo della cooperazione sul piano strategico nazionale della PAC e sulle ripercussioni che avrà sull'intero sistema economico agricolo regionale. Tendiamo a un'agricoltura di precisione sempre più innovativa. Molte aziende sono già sul passo e sul tema, altre devono lavorare in questa direzione e in questo momento dobbiamo provare anche ad assumere una iniziativa forte rispetto alle comunità energetiche che in agricoltura servono, non possono essere solo i tetti o i parcheggi fuori dalle aziende, ma avere una possibilità di utilizzo della risorsa in tempi diversi dalle diverse aziende che formano il sistema, che può essere una filiera o un sistema intensivo. Diciamo che è una sfida culturale molto forte, impegnativa, ma anche avvincente, perché guardiamo al futuro con grande dedizione, passione, ma anche convinti che possiamo fare bene, perché abbiamo un prodotto di grande qualità, abbiamo un sistema di impresa molto forte e competitivo. Alla Fiera del Levante, negli spazi espositivi organizzati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, i sommelier dell'AIS hanno presentato e fatto degustare ai tanti visitatori nell'enoteca i vini autoctoni del territorio pugliese. Olfatto, gusto e vista. La Puglia da conoscere attraverso i sensi passa dalle enoteche dell'Associazione Italiana Sommelier allestite nel Salone Agroalimentare di Puglia nell'edizione 2022 della Fiera del Levante. Certamente sì, la Fiera è un momento importante per l'AIS Puglia, perché comunque dà la possibilità a noi di promuovere il vino, il territorio e anche le aziende stesse di promuoversi nella Fiera stessa.
un evento storico che facciamo da tanti anni come Ace Puglia, e quest'anno la gestione è sia di questa enoteca ma anche dell'enoteca della pesca. Nove giorni i sommelier dell'AIS hanno raccontato al grande pubblico il vino di Puglia durante l'apertura delle enoteche, presenti sia nell'area dedicata all'agroalimentare che in quella riservata alla filiera ittica regionale. Tra le tante attività in programma anche l'abbinamento cibo-vino negli show cooking realizzati nell'area dedicata alla filiera ittica pugliese dei padiglioni dell'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia. È stata un'idea vincente quella dell'assessorato di abbinare i prodotti ittici ai vini in degustazione. Sicuramente sarà ed è per noi qui in presente in fiera un momento di promuovere sia i vini che i prodotti stessi. Al centro delle degustazioni guidate, curate ogni giorno dall'AIS Puglia, i vitigni che caratterizzano la regione dal Gargano al Salento, ma anche aneddoti e peculiarità dei vini prodotti in Puglia e le attività di valorizzazione messe in campo. Partendo dai bianchi di Puglia, agli spumanti, ai rosati, e poi parliamo anche delle varie zone, quindi del Salento, della Valle d'Itria. Ecco, poi la nostra è una regione straordinaria da questo punto di vista, stretta e lunga ma con tante varietà da poter raccontare, tutte che declinano delle differenze all'interno di un calice. Un'occasione anche per far conoscere a un ampio pubblico i diversi eventi messi in campo dall'AIS. Sì, sì, poi certamente le nostre attività sono sempre molto seguite e questa è una ulteriore occasione, così come quella dei nostri corsi di formazione, sempre molto ma molto frequentati. Questo ci dà orgoglio, ci dà ancora spinta e motivazione per fare sempre meglio. I ritardi nella catena delle forniture, l'aumento dei costi di produzione e il conseguente incremento dei prezzi di listino frenano il mercato delle macchine agricole, che tuttavia conserva buoni livelli di vendita. Le statistiche sulle immatricolazioni elaborate da Federunacoma sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti indicano nei primi 9 mesi dell'anno un calo per le trattrici del 14,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In termini di unità, le trattrici vendute da gennaio a settembre 2022 sono 15.800, un quantitativo inferiore rispetto alle 18.500 dei primi 9 mesi del 2021, ma comunque superiore alla media degli ultimi anni, che si attesta intorno alle 14.000 unità. Un calo del 14% si registra per le mieti trebbiatrici, del 21,5% per le trattrici con pianale di carico, del 9,5% per i rimorchi. È difficile prevedere quale sarà il bilancio a fine anno, visto che i risultati economici sono vincolati agli sviluppi del conflitto russo-ucraino e alle dinamiche inflazionistiche che comportano una crescita anche del prezzo di vendita dei macchinari. L'unica certezza è che non sarà sufficiente affidarsi alla sola evoluzione del mercato, ma occorrerà una programmazione e un sostegno economico da parte dei governi. E il momento giusto per un confronto con la politica e le istituzioni potrebbe essere la prossima edizione di EIMA International, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, che si terrà a Bologna dal 9 al 13 novembre. Alle delegazioni di parlamentari europei e nazionali, quali dossier pensate di sottoporre? Abbiamo diversi temi molto importanti. A livello europeo abbiamo la nuova PAC che entrerà nei prossimi anni,
È una PAC molto interessante per noi, in cui si lascia molto più spazio anche alla regia nazionale, questo per noi è importante. Avremo anche molte interlocuzioni di regioni su questo. Riguardo invece l'aspetto più nazionale, ci aspettiamo di cominciare a ragionare di come mettere a terra questo PNRR sulle macchine agricole, che ricordo a tutti dovrebbe essere 400 milioni, 150 sulle macchine semoventi trattori e 250 sulle attrezzature, che speriamo veda la luce tra fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo. Dal 2010 a oggi al Ministero delle Politiche Agricole ci sono stati 10 diversi ministri. I frequenti avvicendamenti hanno costituito per la vostra federazione un ostacolo al dialogo o alla concretizzazione delle iniziative di concerto intraprese? Sì, cambiare sempre interlocutore non è facile per noi. Abbiamo solitamente trovato degli ottimi interlocutori. Mi ricordo ancora molto volentieri la visita di Centinaio che ha fatto lei nel 2018, in cui abbiamo spiegato un po' tutte le nostre tecnologie e si è anche appassionato, per cui è stato anche un momento divertente, ma non solo con lui, anche con la Bellanova, con Martina, con tanti ministri che ho incontrato durante il mio percorso. Anche con Patuanelli avevamo un'ottima interlocuzione. Speriamo di ricrearla col nuovo ministro. E spiegare la meccanica agricola non è facile, perché è molto varia, è molto interessante, molto bella, però deve essere vista, e speriamo di averli all'EIMA per fargliela vedere dal vivo, fargliela toccare. Andiamo ora in campo a Rutigliano con Foglie TV per occuparci di un gustosissimo prodotto autunnale. Bentrovati con l'appuntamento In Campo. Oggi ci troviamo a Rutigliano, a pochi chilometri da Bari, per parlarvi di uno degli alimenti che profuma i nostri piatti autunnali. Oggi vi portiamo alla scoperta dei funghi. Nel vasto territorio della Puglia, soprattutto in prossimità del territorio della Murgia, inizia la raccolta di Sua Maestà il fungo. Tra le tante varietà che si producono in Puglia, a farne da re con il suo bel cappello e il fungo cardoncello. Ma noi, ovviamente, oggi siamo per consigliarvene il consumo. Ma andiamo in campo. Siamo qui a Rutigliano, nell'azienda Fungo Puglia, con il titolare produttore di funghi, Gianvito Altieri. Gianvito, spiegaci quando inizia la stagione dei funghi. Ma la stagione dei funghi in Fungo Puglia inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre. Noi produciamo funghi tutti i giorni, ma principalmente si concentra da settembre ad aprile. Come avviene oggi la coltivazione dei funghi? Noi abbiamo delle stanze di coltivazione in cui coltiviamo il principe dei funghi pugliesi, il cardoncello, ma anche suo cugino, il Pleurotus ostreatus, e poi champignon sia bianco che crema. Per quanto riguarda il suo confezionamento e imballaggio, come questo avviene? Noi abbiamo due magazzini di confezionamento in cui i funghi vengono lavorati, selezionati e confezionati per la grande distribuzione. Ecco, a proposito di mercati di riferimento, quali sono i vostri clienti più importanti? Esclusivamente grande distribuzione, 80% italiana, 20% estera. Quali sono le novità nel mondo dei funghi oggi? Beh, dopo 50 anni di Fungo Puglia abbiamo iniziato a pensare che è meglio che li coltivano gli altri funghi e non noi, e quindi un kit di coltivazione a casa di funghi cardoncelli che anno per anno riscuote sempre maggiore successo per la sua praticità e la voglia di diventare dei coltivatori e di poter mangiare sano e genuino. La bontà dei funghi e il loro gusto impareggiabile li rende perfetti per accompagnare diversi piatti autunnali. Si possono fare in mille modi, trifolati, gratinati e anche a carpaccio. Ottimo anche per le diete, in quanto contiene il 90% di acqua e solo il 5% di zuccheri e addirittura lo 0,7% di grassi. Inoltre è ricco di aminoacidi essenziali e vitamine. Nella nostra regione si organizzano in questo periodo autunnale diverse sagre e fiere in onore del re dell'autunno, appunto il fungo. Con la puntata di In Campo per oggi è tutto, alla prossima!
Siamo stati al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera turistica nazionale dedicata al B2B, nella quale le aziende pugliesi hanno potuto incontrare gli operatori della domanda nazionale e internazionale. Una piattaforma strategica per il futuro del turismo a cui la Regione Puglia ha preso parte con un programma ampio e articolato per continuare a portare il territorio sotto i riflettori del turismo mondiale. Tra le proposte presentate dalla Puglia, immancabili quelle dedicate al turismo verde. Primo principio del piano strategico di Puglia 365 è la sostenibilità. I turisti sono cittadini temporanei, come diceva Carlin Petrini, come dice Carlin Petrini, e questo è un tema su cui noi investiamo tantissimo. La bicicletta, i cammini, il verde, la sostenibilità. Chi ama la Puglia la deve vivere in tutte le sue stagioni, soprattutto a contatto con la natura. Qual è il tipo di richiesta tematica legata proprio al turismo slow, al turismo verde, che più appassiona i turisti, almeno quelli nazionali, e quali invece quelli stranieri? I nazionali si concentrano sul mare, perché abbiamo il mare più pulito d'Italia, certificato dall'Istat e dall'ARPA, e questa è una cosa che ci fa veramente onore. I turisti stranieri invece amano l'entroterra, le murge, le gravine, quegli spazi ampi, i cavalli, l'andare piano. E l'andare lenti, come diceva Franco Cassano, è una caratteristica del Mediterraneo e della Puglia. Una terra da scoprire lentamente attraverso l'ampia offerta che permette di vivere il territorio tutti i giorni dell'anno. Cammini, percorsi cicloturistici, passeggiate a cavallo, itinerari nei borghi e ovviamente le immancabili proposte enogastronomiche. Regione Puglia e Puglia Promozione hanno intrapreso da tempo un percorso che ha portato a una mappatura dei cammini nel territorio. Di cosa si tratta esattamente? Si tratta di far emergere quei percorsi che già esistono sul territorio da tanti anni, connetterli con il resto d'Italia e d'Europa e promuovere questo, diciamo, turismo lento. È un turismo che, come diciamo, chi lavora in questo mondo sa, il caso di successo di Santiago de Compostela. A questo poi si è aggiunta la Via Francigena del Nord, stiamo aprendo di più sempre la Francigena del Sud. In Puglia io direi ce ne sono più di uno di cammini, ma per esempio il cammino materano che collega Bari a Matera, o il cammino del Salento che da Lecce porta le persone fino al Capo di Leuca, sono sempre più frequentati. Camminare, viaggiare e camminare a piedi è una dimensione molto interessante che sta crescendo sempre di più e assolutamente in pieno rispetto dell'ambiente e della natura, per cui riteniamo che sia un turismo su cui lavorare e investire nei prossimi anni. La nostra regione ha un nuovo ambasciatore del vino. Andiamo a vedere chi si è aggiudicato il titolo di miglior sommelier di Puglia nella quarta edizione del concorso organizzato dall'AIS. Una sfida a suon di conoscenza su tutte le sfaccettature del mondo vitivinicolo regionale che ha visto misurarsi 14 partecipanti alla competizione organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia in collaborazione con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura. In scena presso il Melograno Resort a Monopoli la quarta edizione del concorso Miglior Sommelier di Puglia. Dopo il successo delle passate edizioni e lo stop imposto dalla pandemia, torna il concorso che vede sfidarsi i sommelier dell'associazione regionale per portare a casa l'ambito riconoscimento. E non vedevamo l'ora. Abbiamo tanti potenziali campioni, tanti bravissimi e bravissime sommelier e quindi era l'ora di riprendere questo percorso, anche perché queste competizioni accendono l'entusiasmo, mettono la voglia di mettersi alla prova e sono una sorta di Formula 1 del sommelier. Significativa la partecipazione dei sommelier AIS Puglia. Vi aspettavate una tale risposta?
Sicuramente sì, perché conosciamo bene i nostri sommelier, sappiamo che ce ne sono anche altri che potrebbero inserirsi in questo circuito. Naturalmente è una prova particolarmente impegnativa che richiede a volte un apprendistato. Ci vogliono anni per diventare un campione, ma molti hanno la stoffa per farlo. Viticoltura, enologia, conoscenze di almeno una lingua straniera. Tanti gli argomenti oggetto delle diverse prove affrontate, a partire dalla prima con la compilazione di un questionario e la degustazione organolettica scritta di due vini anonimi. Sfida a 4 per i semifinalisti nelle due batterie di playoff a suon di assaggio e abbinamento cibo-vino su richiesta della giuria. Una competizione all'ultimo bicchiere che ha visto i finalisti contendersi il titolo tra degustazioni alla cieca, servizio al tavolo e prova di comunicazione. Vince il concorso Miglior Sommelier della Regione Puglia 2022, lo vedremo alle prossime finali a Sorrento. Tra un mese, io ci sarò, con 677 punti, Giuseppe Caragnano. Cosa rappresenta per lei questo titolo che la rende a tutti gli effetti l'ambasciatore della vitivinicoltura pugliese? Guardi, è una grande responsabilità. Sicuramente innanzitutto devo ringraziare tutte le persone che sono venute sia qui a sostenermi che tanti, compreso il mio delegato Domenico Stanzione, che forse ha creduto più in lui, in me, che in me stesso. Questa è una grande responsabilità perché ci porta in una visione diversa rispetto a tutto quello che è il mondo fuori, ci spinge a studiare ancora di più ed è un grande motivo di orgoglio per me. Un titolo che le permetterà di accedere di diritto alla semifinale del concorso Miglior Sommelier d'Italia per l'anno in corso. Una bella responsabilità, ma anche un importante trampolino di lancio. Assolutamente, sarà un nuovo punto di inizio per continuare a studiare, per cercare di migliorarsi sempre, che poi è lo scopo primario di questo tipo di competizioni. Con il servizio dedicato al miglior sommelier di Puglia si conclude questa puntata di Puglia Verde. Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento, come al solito, tra due settimane. Alla prossima!